Ma ciao a tutti, come state? Oggi parleremo di rapine. Non è proprio un argomento di cui discutere, ma a volte la realtà supera la fantasia. Perché dico ciò? Perché vedremo delle rapine che sono rimaste nella storia, che sembrano uscite da qualche strano film. Insomma, tutti voi avrete visto almeno una pellicola che tratta di cose simili. Se quindi volete capire meglio e vedere qualcosa che vi farà dire «Wow, voglio diventare come loro», allora guardatevi sto video. No, aspetta, non dovete diventare come loro, eh? Niente rapine finché siete su questo canale. Non vi porterà nulla, fidatevi, ma se comunque vi è difficile comprare una cosa perché costa troppo piuttosto che pensare al furto, vi consiglio di passare dal mio canale Telegram di sconti. Così potrete trovare cose a prezzi stracciati con sconti da tutto il mondo dell'internet magico. E potrete finalmente risparmiare anche voi ogni mese una barca di soldi e comprarvi il remake di Final Fantasy VII, sempre che non lo rimandino ancora. Vabbè, partiamo. Farmacie. Le farmacie sono tra i posti preferiti per iniziare, infatti è anche uno dei lavori più pericolosi in alcune zone, specialmente nelle grandi città. Questa non la sapevate, vero? Manco io, l'ho scoperto poco fa. Tutto ciò perché alcuni medicinali possono essere usati come droghe e vendute al mercato nero a prezzi altissimi. Medicine che ovviamente richiedono ricette particolari per pazienti particolari. Due rapinatori erano riusciti ad entrare senza far scattare allarmi, lasciando però la telecamera di sicurezza a filmare. Uno prendeva i medicinali e un altro cercava di aprire una cassaforte, che doveva essere a prova di bomba. Alla fine però sono riusciti a fuggire con più di $1 milione di guadagno. La proprietaria è rimasta senza parole, perché prima di allora nessuno era mai riuscito a fare una cosa del genere. C'erano state piccole rapine, ma niente di così costoso. Assalto al treno. Ma non un assalto da cowboy, un assalto leggermente diverso è entrato comunque nella storia. Presso il ponte ferroviario di Bridego, presso Ledburn, gli operatori del treno postale che andava da Glasgow a Londra hanno assistito a qualcosa di davvero unico. Ronnie Biggs, cantante che aveva anche partecipato a due canzoni dei Sex Pistols, aveva deciso di reclutare 15 criminali scelti in base ad alcune caratteristiche, che dovevano essere migliori in teoria, ma non lo erano poi tanto. Comunque avevano manomesso i segnali per far deviare il treno, che alla fine era arrivato a un punto cieco. In questo modo riuscirono tutti i complici a prendere 2,6 milioni di sterline perfino a farla franca nel breve periodo. I comprimari, che come detto prima erano stati scelti per alcune particolari caratteristiche, si dimostrarono meno furbi del previsto. In poco tempo tutti vennero catturati, tranne Ronnie, che cambiò paese per salvarsi la pelle. E da lì cominciò la sua incredibile storia di fughe, tradimenti e colpi di scena, da cui presero anche ispirazione per un film chiamato Buster, Booster, credo, nel 1988. Ho letto un paio di cose su internet e vi assicuro che è una storia davvero avvincente. Chissà, potrei farci un video. Apple Store. La Apple è la prima compagnia mondiale con 1.400 miliardi di dollari e soltanto i suoi smartwatch, che costano quanto un sacrificio divino, riescono a vendere, secondo le ultime notizie, più di Swatch e tutta l'industria svizzera di orologi. Pazzesco! Sarà per l'innovazione tecnologica che riesce a portare ogni anno? E anche se con l'iPhone 11 c'è stato un calo incredibile nelle azioni, moltissimi cercano ogni anno di rapinare camion o negozi ufficiali. E voi penserete, sì, ma sarà impossibile, dai, sono un'azienda ricchissima, chissà che tecnologie di protezione avranno. E invece no, a quanto pare è più facile di quanto si pensi. Basta entrare in un negozio e prendere ciò che si vuole, proprio come fanno già alcuni. Esatto, questi tizi hanno fatto in pieno giorno una bellissima rapina in un Apple Store davanti a tutti. Niente controlli, niente guardie, e ovviamente i commessi, per non rischiare la vita, non hanno fatto niente, giustamente. Solo semplici telecamere che hanno ripreso tutto, e che alla fine hanno aiutato per l'arresto. La rapina più assurda. Nel Regno Unito sono moltissimi gialli best seller e i film sulle rapine. Se ne parla spesso perché alcuni sono ispirati ad eventi realmente accaduti, come la rapina avvenuta ai danni di un banchiere di nome John Goddard. Una delle rapine più assurde mai fatte, per caso, che poteva addirittura far crollare l'economia inglese, e tutto ciò perché nemmeno il rapinatore sapeva cosa stava facendo. John Goddard stava camminando per le strade di Londra, non ricordo di preciso dove, ma era una giornata come le altre. In mano aveva una valigia con dei certificati di deposito.
Non sto qua a spiegarvi cosa sono perché manco io lo so di preciso, ma sappiate che l'uomo ne aveva alcuni per un valore totale di 300 milioni di sterline, fogli di carta che potevano mandare in crisi un intero paese. Il rapinatore era un uomo di colore che pensava di compiere un furtarello da niente. Per questo motivo aveva deciso di farlo. Pensava fosse una semplice valigetta, magari con qualche migliaio di sterline e qualche foto di famiglia. Invece no. Il tutto era avvenuto nel 1990, il 2 maggio, e la Banca d'Inghilterra dovette chiamare ogni genere di aiuto. Dalla semplice polizia all'FBI e dovette chiedere a tutte le banche mondiali di non fare transazioni coinvolgendo quei certificati, perché provenivano da ogni parte del pianeta e tantissimi investitori stavano aspettando un segnale per potersi muovere. Alla fine della storia, dopo pochissimo tempo, il rapinatore era stato ritrovato morto e ovviamente i fogli messi al sicuro. Tesla. Vi chiederete, aspetta, è possibile rubare una Tesla? Beh, ricordatevi una cosa, ogni volta che la tecnologia si evolve, anche noi esseri umani lo facciamo. Se si perde un lavoro per colpa di un robot, si creano altri posti di lavoro, tranquillamente per altre necessità. E lo stesso vale per i ladri. Se il loro lavoro diventa complesso, riescono a crescere, imparare e costruire nuovi gadget, alla MacGyver, per riuscire a mandare avanti, diciamo, questa attività poco rispettosa. Due delinquenti sono riusciti a rubare una Tesla dal cortile di una famiglia che per fortuna aveva almeno le telecamere di sicurezza installate. Uno ha utilizzato un amplificatore di segnale per trovare appunto il segnale del telecomando della macchina. E l'altro era vicino alla portiera con un altro telecomando, a cui veniva mandato questo segnale. Alla fine, in soli 30 secondi, sono riusciti a fare questo furto dal valore di 100.000 euro, o anche di più. E pausa quiz. Oggi cambiamo un attimo e stavolta vi proporrò una frase, e voi dovrete capire da quale film proviene. Tranquilli, non saranno frasi generiche, ma qualcosa di molto specifico. E quella di oggi è: non può piovere per sempre. Sapete dirmi quindi qual è il famosissimo film di cui parlo? Risposta alla fine del video e andiamo avanti. Gonna magica. Le donne hanno moltissimi vantaggi dalla loro parte. Ehi, lo so che ora molte staranno dicendo che non è vero, ma è così. In moltissimi film si possono vedere rapine eseguite dal gentil sesso grazie sia al fascino che tante altre cose. Come per esempio, che ne so, le gonne. Come questa donna. Guardate qua. Cioè, la prima volta che ho visto il video ho detto «Ma che?». La seconda volta l'ho riguardato per capire meglio, ma non ci capisco niente lo stesso. Come diavolo ha fatto a mettere una scatola del genere sotto la gonna? Avrà un qualche filo attaccato che regge tutto? Le telecamere hanno ripreso tutto e alla fine è stata fermata dalla polizia. I diamanti di Anversa. Nel febbraio del 2003, in una giornata tranquilla di fine settimana, era stata fatta la rapina del secolo, nota ancora oggi come una delle più incredibili, quella dei diamanti di Anversa, in Belgio. Un uomo di nome Leonardo Notarbartolo aveva affittato una stanza in un palazzo davanti all'Antwerp World Diamond Center per 2 anni e mezzo a $700 al mese per compiere questo furto. Per 18 mesi aveva fatto finta di essere un imprenditore che lavorava con gioielli e diamanti. Era entrato tutti i giorni lì dentro, per trovare la posizione di tutte le telecamere di sicurezza, sapere com'era gestito e tantissime altre cose, tra cui mettere una mini telecamera vicino all'entrata del vault. Dopo un po' di mesi che entrava e usciva grazie al pass che gli avevano dato, nessuno faceva più caso alle azioni dell'uomo che ormai indisturbato prendeva informazioni a go-go. Il giorno della rapina aveva eseguito un'ultima perlustrazione e grazie a un team di esperti compari era riuscito a prendere 100 milioni di dollari. Dire furtiva! Ogni singolo dettaglio era stato controllato in quegli anni. Per esempio, avevano indossato guanti di plastica per non lasciare impronte, oppure grazie alle telecamere avevano letto il codice di sicurezza che serviva e l'esperto di clonazione di chiavi era riuscito a crearne una uguale, guardando semplicemente un video che avevano ottenuto. Un vero esperto, perché quelle chiavi dovevano essere irriproducibili. Il gruppo aveva anche un'intera zona dove aveva creato una replica del posto dove si trovava il cavo, in modo da fare pratica. La storia è veramente avvincente e anche in questo caso potrei farci un intero video film. Alla fine però un piccolo insignificante dettaglio aveva incastrato il nostro Bartolino. Aveva comprato un sandwich in un negozio ed era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Ruspe. Rapinare un ATM è un'impresa, potrà non sembrare, ma dispongono di tantissime misure di sicurezza e di una resistenza tale da sopportare pure le esplosioni.
romperle è quasi impossibile. Quindi è più conveniente staccarle dal muro e portarsele a casa, o no? Come questa banda, che ha utilizzato una ruspa per staccare l'ATM e metterlo in un van e portarlo a casa per cercare di aprirlo con calma. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e alla fine sono stati presi tranquillamente. Con questo concludiamo. Alcune rapine sono davvero assurde, non tutte sono finite bene, ma devo dire che erano davvero ingegnose. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.